Avvocato Anna Maria Romani, candidata al Consiglio Comunale per il Faro delle Libertà che appoggia Ermanno Schiano Sindaco. È la tua prima esperienza come candidata e si spera anche come consigliere comunale. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Anna Maria Romani, ho 35 anni e sono una libera professionista, sono un avvocato. Sì, è la mia prima esperienza, insomma, nella politica e mi sono catapultata, insomma, in questa campagna perché credo che ancora, insomma, i giovani devono avere la possibilità di fare qualcosa di bello per questo paese. Quindi ci credo tantissimo, sono una persona che mi contraddistingue, insomma, per la mia trasparenza, per la mia lealtà anche professionale per chi mi conosce dal punto di vista lavorativo e per gli amici, insomma, che mi vogliono bene fondamentalmente. Quindi mi comporterò, insomma, in questo percorso allo stesso modo. Quindi la giustizia è quello a cui credo e che cercherò, insomma, di far trasparire nella eventualità e nella speranza, insomma, che si possa ottenere un risultato a favore del paese per poterci mettere in servizio del cittadino. Immagino che una volta, qualora tu andassi al Consiglio Comunale, quindi siederai tra i banchi del Consiglio Comunale, immagino che il tuo obiettivo sarà quello di garantire innanzitutto legalità, ma anche, credo, giustizia sociale a questo punto. Sì, diciamo che io batterò sicuramente per questo e soprattutto essendo mamma, essendo donna e quindi rappresentando anche il volto femminile, insomma, del partito, mi batterò anche per la tutela delle donne, soprattutto per i bambini, quindi cercando anche di creare qualcosa di bello, anche un parco giochi, insomma, per poter. Io sono mamma di due figli, quindi la speranza, insomma, è quella proprio di mettere le basi per il futuro dei nostri figli. Come mai la tua scelta è ricaduta sul centrodestra e su Ermanno Schiano Sindaco? Perché il nostro sindaco ha fatto un ottimo lavoro in questi 5 anni. Diciamo che tutta la stima va data al sindaco Ermanno Schiano perché lui ha ereditato, diciamo, un paese al baratro 5 anni fa e quindi noi non ci dobbiamo assolutamente dimenticare quello che il sindaco ha fatto per noi, a partire insomma, dalla pulizia del nostro paese, ha eliminato tutti i rifiuti. Io ricordo che all'epoca io ero incinta della mia prima figlia e camminavo per il paese con la paura di dire mia figlia cosa sta respirando, e quindi non c'è altro da fare che ringraziare il nostro sindaco. Quindi la mia scelta è quella di affiancarlo, se mi sarà data, insomma, la possibilità, per poter continuare, insomma, questo percorso intrapreso e per fare ancora di più.